Parlare di temi non è un ultimatum, parlare dei bisogni dei cittadini non è un ultimatum. Riteniamo che in una trattativa le precondizioni non facciano bene. Noi oggi in conferenza stampa, dopo aver incontrato il presidente incaricato, abbiamo messo al centro i temi, i 20 punti che per il Movimento 5 Stelle sono importanti, fondamentali, ed è su questo che vogliamo aprire il confronto col Partito Democratico. Lo faremo da domani mattina, però è difficile accettare le precondizioni. Credo che si possa lavorare in modo costruttivo, però a partire dai punti che abbiamo messo sul tavolo, che riguardano l'ambiente, che riguardano il futuro del nostro paese, che riguardano i temi sociali, i temi del lavoro, della manovra economica. Ma io credo che i punti che per noi sono irrinunciabili non possano essere un ostacolo insormontabile, perché credo che anche il Partito Democratico su quei punti abbia le idee chiare e che non siano così distanti dalle nostre. Il governo noi lo vogliamo fare per portare avanti le istanze su cui lottiamo da anni, prima fuori dalle istituzioni, poi dentro le istituzioni, da opposizione e finalmente al governo. Ci sono alcune cose che sono state fatte in una precedente esperienza di governo, vogliamo continuare a farle. Noi siamo convinti che su tante cose non ci siano ostacoli col Partito Democratico per portarle avanti. Allora, credo sicurezza, stiamo dicendo tutti la stessa cosa. La sicurezza, ci sono degli rilievi fatti dal capo dello Stato, quelli bisogna tener conto, quello è punto, è quello che stanno dicendo tutti quanti, lo sta dicendo. No, il PD dice che li bisogna cancellare. No, mi sembra anche il PD abbia detto che in generale ci sono i rilievi e bisogna fare di quelli. Sono chiarissime, ha parlato di adeguare i decreti di sicurezza alle indicazioni autorevoli del Presidente della Repubblica. Però poi Di Maio dice rivendico la ratio e i risultati del decreto sicurezza. Rivendichiamo il fatto che l'atteggiamento nei confronti dell'immigrazione deve essere molto chiaro. Noi pensiamo che quando una barca arriva sul nostro territorio, arriva in Europa ed è in Europa che bisogna gestire i flussi migratori. Su questo mi sembra che non ci sia assolutamente divergenza. Ma quindi la linea del nuovo governo sarà quella di Salvini? Quella che aveva Salvini? La linea del governo, esattamente come è stata anche dell'ultima parte del governo precedente con Minniti, ha intercettato Salvini entrambi in qualche modo. Quindi ribadisco che non rinneghiamo quello che è stato fatto in termini di sicurezza, bisogna di immigrazione, bisogna assolutamente riuscire ad affrontare il tema con le diverse sensibilità che ci sono, ma il tema rimane che chi arriva in Italia arriva in Europa e quindi bisogna portare con una revisione del Trattato di Dublino il tema in Europa. Parlare di temi non è un ultimatum, parlare dei bisogni dei cittadini non è un ultimatum. Il Consiglio incaricato sembrava rivolto a lui. Assolutamente non era rivolto a Conte, qui ci teniamo a specificare che noi, se dobbiamo anche alzare i toni eventualmente per parlare di temi, di argomenti, quello per cui i cittadini ci hanno mandato in queste istituzioni, eventualmente lo facciamo. Poi, se non è necessario, tanto meglio. Domani avremo questo tavolo alle 9:30 in cui parleremo col Partito Democratico, col Presidente Conte che dovrà fare sintesi, e quindi potremo portare avanti un programma che deve essere condiviso e omogeneo. A proposito di programma...